lavorare punto reso doppio dobbiamo avere un numero di punti comunque a piacere, meglio se pari. Si lavora simile al punto riso, infatti si chiama punto riso. La differenza è che lavorare i punti al contrario si farà ogni due ferri, nel senso che nel primo alterneremo dritto e rovescio, come nel secondo. In questo modo noi lavoreremo come se fosse un punto a coste. Dal terzo ferro, però, lavoreremo i punti al contrario, quindi come appunto se fosse un punto riso. E anche nel quarto ferro lavoreremo punti come se fosse a coste. Sembra complicato, ma ora ve lo mostro in modo pratico, così riuscirete a capire. Ora, questo è già un lavoro a punto riso iniziato, noi inizieremo comunque da zero. Iniziamo quindi a fare dritto e rovescio come se fosse punto riso. Ecco, nel secondo ferro dobbiamo lavorare i punti come si trovano, quindi vedete che ho finito con un dritto, lavorerò ancora dritto, poi abbiamo un rovescio, lo lavorerò a rovescio e così via. Ok, nel terzo ferro invece, come ho detto, bisogna lavorare al contrario, quindi se io ho finito con un dritto non farò ancora un dritto, se no andremo avanti con un punto a coste, ma farò un rovescio. Qua un rovescio farò un dritto e così via, vado avanti fino alla fine del ferro. Ok, ora nel quarto ferro lavoro sempre i punti come si trovano. Perfetto, ora abbiamo finito il nostro schema. Vedete che rispetto al punto riso, che è una scacchiera, questa diventa sempre una scacchiera ma più lunga, nel senso che vedete che occupa due posti. D'accordo? Vedete? Ora, se io devo ricominciare lo schema, dato che abbiamo detto che ogni due ferri bisogna lavorare i punti, diciamo, al contrario, tra virgolette, se qui ho un rovescio, adesso inizierò con un dritto. Eccoci, mentre nel secondo ferro lavorerò i punti come si trovano e vado avanti in questo modo. Poi, ripeto, si impara a memoria, nel senso che sappiamo che ogni due ferri devo lavorare i punti al contrario, mentre negli altri li lavoro come si trovano. Ecco qua, vedete il risultato? È diverso dalla grana di riso perché viene di due quadretti invece che di uno. Bene, questa quindi è la spiegazione per il punto riso doppio. Vedete che appunto è simile al punto riso, è sempre abbastanza elastico, forse un po' di più del punto riso, più o meno uguale. Rimane un po' più morbido, però è sempre sostenuto, si può usare appunto come punto riso per fare quello che volete, molto versatile. Spero di essere stata chiara e ci vediamo al prossimo punto. Ciao!